Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quelta Leale, eccoci qui di nuovo con Forza Horizon 4, siamo con un'altra auto di James Bond, la Jaguar X75, se non sbaglio, aspettate, CX75, tra l'altro come vedete i freni roventi perché sono arrivato inchiodato come se non ci fosse un domani, adesso si sono raffreddati pian piano, è un gran bel bolide, io pian piano queste me le riscatto un po' alla volta e ce le vediamo mentre mi sto spostando verso il prossimo evento che abbiamo qui a disposizione, una gara sprint lungo il lago sempre. Sì, siamo pronti, ci facciamo anche questa qui. Horizon presenta ok, possiamo utilizzare questa qui, ok, dipende anche un po' dalla categoria, vediamo un pochino che altre auto eventualmente ci sono. Quanti soldi abbiamo tra l'altro? 1 milione? Penso forse anche per... che poi in realtà 1 milione non è neanche così tanto. Se ci prendiamo un'auto di quelle sportiveggianti, io me lo terrei quasi, ragazzi. Me lo terrei quasi questo milioncino. E andiamo con la nostra Dodge. E che dite se la prossima auto, non so voi, magari già mi state dando dei consigli, però abbiate pazienza, io sto un attimino spippolando e registrando un po' di seguito. E oltre a... ah, ho tolto la traiettoria, ho lasciato solo quella in curva che magari ci può stare. E cos'altro? Un'auto che mi piacerebbe acquistare a breve sarebbe l'Alfa Giulia Quadrifoglio. Tanto per provarla, no? Che dite? Ci potrebbe stare, anche perché mi garba. Un'Alfa che ci piace, ci piace. E fatemi sapere anche la vostra. Poi naturalmente tornerà qualche chicca, perché ora a parte le auto sportiveggianti, a parte le auto di una certa classe e categoria, poi andremo anche con i piccoli bolidi o anche auto abbastanza retro che porteremo a livelli stratosferici, che del tipo Ferrari, la Ferrari spostate, perché va fatto. E qualcuna in realtà già ce l'abbiamo, tra quelle che dobbiamo riscattare, diciamo così. E intanto stiamo in campana qui, attenzione, queste curve grande. Cerchiamo di fare anche una guida un po' pulita, perché vedete lì sopra che ci dà dei punti. Se noi andiamo a tamponare qualcuno ce li perdiamo, siccome quei punti ci servono per sia per l'influenza che per sbloccare cose molto interessanti. A parte che poi dobbiamo fare un altro po' di ruote della fortuna. Dai, è così. Piano piano. Ok. Questa derapa veramente bene. Al momento la difficoltà sembra tarata giusta, almeno con quest'auto, che è effettivamente un po' più difficile da guidare. Andiamo un pochino, sfruttiamo un po' di asfalto per derapare. Questi ce li abbiamo in scia, quindi occhio, non ci facciamo fregare. Non ci facciamo fregare, però comunque facciamole fischiare queste gomme. E al momento qualche passaggio da un evento all'altro, magari ve lo taglio, perché effettivamente spesso la strada che dobbiamo percorrere è tanta. Non ci facciamo fregare adesso nel finale. E quindi l'andare un po' da una parte e dall'altra ci costa tempo, tanto tempo. Vabbè, io me li faccio lo stesso i viaggi, per voi magari è un po' una rottura di balle, soprattutto perché farei una bella seriozza lunga, quindi se dovete sorbire magari tutti questi viaggi all'inizio ci può stare. Guarda questo come arriva a cannone, attenzione! Per un pelo comunque, per un pelo. Non so se era una Pontiac questa che... no, è la stessa, la Dodge Charger. Ok. Eravamo lì, stava in scia, ci stava recuperando. Guarda tutte auto retro poi con questo stile. Poi andremo a cambiare anche il bestiario, don't worry. È giusto per renderlo un po' particolare e soprattutto imbarazzante il nostro
protagonista. Allora, promozione. Pugni al cielo, vabbè, questo ci sta. Influenza, il prossimo obiettivo è arrivare a 100.000 per sbloccare l'inverno di Forza Horizon, quindi le stagioni. We want to find out who is the best road racer here at Horizon, so I'll be taking the fastest qualifiers through after each round and eliminating the rest. Welcome to round three. Perfetto, è interessante anche questa cosa delle varie stagioni che variano in base al quanti punti fate. Allora, ci potrebbe stare questa qui che poi ci rispona là sotto, oppure questa ci porta nel nulla. Vabbè, facciamo una cosa, scusa, andiamo un attimo qui. No, mi ci devi. Aspetta, mi ci devi trasportare tu I've been perché sennò scouring the famo satellite maps for barns around the festival and I found one. no. What? Ah, gioiello I mean, statistically, there's a dimenticato. decent chance there's a classic car in it, right? Eh sì, qua iniziamo anche con i gioielli. Vabbè, appena possibile arriviamo anche lì. Però al momento, come vi dicevo, io direi a sto punto di partire già da adesso con l'acquisto di qualche auto. Dodge Charger, sì, perché qui le abilità comunque sono dedicate alle varie auto. Però, onestamente, io andrei ad acquistare, visto che ci siamo. Non so se ce la fa già utilizzare, però la Giulia la andrei ad acquistare. Costa 120.000, quindi vedete che 1 milione non è poi neanche così tanto. Di classe A. Vai, va. Ci sta, signore, ci sta. Vediamo un po' di livree che hanno fatto. Io la lascerei onestamente di serie, con il colore di serie. Per quanto ce ne siano alcune che possono essere anche interessanti, le vecchie Alfa del campionato GT. In realtà anche questa non è male. Però i colori normali, c'è più o meno quello lì. Anche se rosso classico ci sta. Rosso classico, signore. Vai, acquistala, acquistala. Come detto, non so se ce la fa utilizzare sin da subito. Magari ci facciamo i nostri spostamenti, eh. Anche se onestamente l'andrei quasi un pochino, non dico a modificare, però un'occhiatina ci potrebbe stare. Guarda lì anche le appendici aerodinamiche lì davanti. Comunque, andiamo. Eroi del Want to potenziamento. hook up your car with some huge upgrades? Every car you see here can have a body kit applied to them. Zero to hero and all Ah, that. ok. Queste sono le auto appunto dove puoi mettere un kit. E nel caso non è la nostra. Questa è posseduta, però ci potrebbe. È il nostro possesso, posseduta, pare che ci stanno gli spiriti. Poi andiamo a vedere la Deltona. Vabbè, quella sarà un prossimo. No, bellissimo. Mercury. Anche le auto retro, per quanto non siano molto racing come cosa, però hanno il loro perché. Hanno il loro perché. Vabbè, niente kit particolare, però un po' di potenziamenti si. So, it's a garage, obviously. It's where you come to work on your cars. Makes sense so far. Le mie potenziamento personalizzato. Ok, voglio semplicemente dare un'occhiatina a Want to quelle change your estetiche, car's poi. aerodynamics? You can do that here. Ok, qua ci sono quelle classiche di forza che sono un po' troppo tamarre allo stato attuale. So you want to totally change the insides of your car? Here's where you can do that. Oddio, il motore, che motore ci metti? 8.5, un vuoto. Oddio, non so di che auto, dell'Alfa è Most quello. importantly, you can change out your tires and wheels here. Sportivo modulare speciale, quelli speciali.
Vediamo un attimino, un cerchio un po' particolare ci potrebbe anche stare, ma senza rendere la cosa. Vabbè, vada per questi, va. Nel caso ci potrebbe stare. Comunque. Here's handling, platform tuning, that kind of thing. Riduzione del peso, vabbè, qui la andiamo a potenziare un po' tanto, però, eh. Anche se questa rimane ancora classe A, no, facciamo, lasciamola così, ragazzi, senza stravolgerla. Messo So here's how solamente i much it'll cerchi. cost. Look good? Ok. E va bene, direi che possiamo. Poi mettiamo anche qualche clacson particolare, però adesso vorrei un attimo testare questa alfa e la Congrats! testiamo You've andando. qualified for Horizon Winter Season. Conditions and competition will be fierce. Woolly seat Ah, giusto. covers and hot water bottles are optional. No, mi faccia fare prima sta gara su strada, che magari se ci fa usare questa. Che Turn around when it is dite? safe to do so. Turn sharp left. Aspettate, arriviamo un attimo alla rotonda. Fatemi testa. Turn around when it is safe to do so. Fatemi testa l'alfa. Turn sharp left. È un po' da modificare, è un po' da modificare. Al momento c'è ancora da lavorare un pochino. Sì, partecipiamo all'evento, mi fa utilizzare questa che magari autunno, alba, va bene. Dovrebbe grande. A posto, l'auto attuale va bene, va bene. Certo, con quel cilindro un po' così, però ci sta. Vi garba l'alfa così? Una Giulia? Vabbè, poi ce le ha messe su questa stessa categoria, quindi abbiamo un po' di. Ci sono altre alfa, BMW. Allora, diciamo che a livello di sterzata dobbiamo lavorarci un pochino. Un pochino tanto. Dai, dai. Devo fare 4 giri e il circuito è anche abbastanza piccolino, quindi. Piccolino e stretto, cosa che non aiuta il leggerissimo sottosterzo che sto riscontrando, anche perché trazione posteriore. Bisogna abituarsi un pochino, facciamo una curva stretta. Vai, vai. Non ci possiamo fare mica fregamo, ci siamo presi. No, la Giulia, quadrifoglio, dobbiamo far bella figura. Ci proviamo. E poi naturalmente la devo modificare come si deve. Però se l'andiamo a fare adesso la portiamo già a livelli S e passa. E un'altra cosa, anche quelle con il kit, quelle sono ancora più fighe da modificare. Te le stravolge il kit, sia chiaro, però è figo. Molto combattuta quella gara. Guarda questo. Ma giovanotto, che fa anch'io da con sta Mercedes così a gratis? Vai, che siamo al penultimo giro. Sfruttiamo un po' la scia. Attenzione, inchiodata qui, inchiodata. Stretta. Appoggiatina, appoggiatina. Ok. Vai così. Molto tesa come gara. Comunque che dite, ve garbano sti cerchi?
rispetto a quelli di serie, o preferivate quelli? Fatemi sapere, poi c'è sempre questione di gusti, Io ci ho perso un po' di tempo lì a cercare, a rivedere, no? Alcuni fighi però pesavano troppo, mi aumentavano troppo il peso dell'auto. In realtà con il rosso ci stanno benino anche quelli dorati, un po' come le Formula 1 Ferrari anni... che erano 90 più o meno, anche più avanti. Rosse con cerchi dorati, diciamo, un dorato acceso, un po' più scuro. Tendente al bronzo. Ok, siamo arrivati a livello 8 e io onestamente quasi mi farei ancora queste... Attenzione, possiamo vincere qualcosa. Ecco qua. Comunque la finezza la fa da padrona, o sbaglio, in questo gioco? Cioè, nel senso, più delle altre volte. Ho questa strana sensation. Comunque. Tornando a noi. Mappa globale. Abbiamo magari anche questa qui. Poi possiamo, come detto, anche farcele dopo le altre. Però, visto che ci siamo, un po' di fuoristrada qua davanti. Tagliamo qua. In 100 meters, turn right. Dritta per dritta. Sì, dobbiamo lavorare un po' sulla guidabilità. Tira un po' di freno a mano. Occhio. Ok. Vediamo che auto mi fai usare. Gareggia in questo evento. Mi sa che mi fa utilizzare questa qui, però. Vabbè, cioè ci sta, per carità. Come detto, non siamo ancora molto agili nelle sterzate, però percorso rallycross. Oddio, rallycross. Queste auto le distruggiamo, però. Va bene. Vai, è così, fagli sentire crackson. Dobbiamo... Anche perché, come detto, ogni auto ha anche le sue caratteristiche. Quindi, per dire, la Doggia arrivavamo lunghi e tiravamo una staccata in derapata. Con questa invece dobbiamo essere molto più precisi, molto più chirurgici e delicati. Quindi anticipiamo la frenata, la impostiamo e poi cerchiamo di uscire più veloci. Si guida un po' più da pista, tra virgolette, rispetto ad altre dove ci buttiamo in derapata e buonanotte. Questa è un po' più da capire, ogni auto dobbiamo avere un po' la guidabilità e capire come comportarci per sfruttarla al meglio, cercare di non disintegrarla. Vai, siamo a metà gara. Attenzione, rischio. Là se c'era un muretto eravamo veramente messi male. No, piano. I polli. Ce li siamo riportati. Qualcuno ce l'abbiamo appiccicato sicuramente sulla fiancata. Aspetta che questa Mercedes ci ha sverniciato nella ripartenza. Ma noi eravamo a tavoletta, quindi... Scusi, ma dobbiamo sfruttare anche un po' l'aggressività. Facciamo un po' da tappo, lo so. Non se fa, ma noi lo facciamo. Perché sennò queste ci sverniciano male. Vai così, con i 2,50 ci arriviamo? Non lo so. Al momento non credo perché non ho visto. Rischio. Ci stavamo per fracassare nella casetta qui nel finale. Bene. Ok. Ci può stare. Stavolta gli altri... Oddio no, come non detto. Poi ho visto quello a destra, va a dire, sono vestiti molto sobri. Ma ho visto, come detto, quello sulla destra. Lascia fare. Certo, noi siamo un po' così. Però
Poi ci cambiamo anche di vestito, perché effettivamente. Esibizione invernale 150.000, prima era 100.000, in realtà si dovrebbe già poter fare. Poi pian piano, come detto, ci facciamo un po' di tutto, però mi vorrei sfruttare anche questo tempo per fare queste garette qui, no? Allora. Turn around when it is safe to do so. Va bene, andiamo al prossimo evento. In 400 meters, turn left. Scusa, ma anche questa la dobbiamo battezzare nelle campagne inglesi, no? Se no che stiamo a fare. Mi scusi. Prendiamo eventualmente un po' di strada. Ok. Magari ogni episodio ci cambiamo. Punto abilità ottenuto. Visualizza i vantaggi. Vabbè. La tua dominazione passo ottieni immediatamente 2.000 influenza. Collezionami. Vabbè. Massimo, questi ce l'abbiamo. Poi naturalmente questi secondo me conviene anche tenerseli per, che ne so, un'auto che siamo sicuri che andremo ad utilizzare di più, no? Frenata molto aggressiva. Poi dipende anche dall'auto che selezionate. Se noi qua arrivavamo con un'altra auto, ci faceva fare un evento, presumo, per quell'altra auto. Quindi adesso vedete con quest'alfa ci sta dando questi eventi con auto di pari livello e di pari categoria. Già fatto tutte berline europee. Si soffre molto in partenza. Cioè, in realtà si soffre un po' sotto tutti gli aspetti. Ci sono queste tedesche che vanno. Tedesche, direi, BMW, Mercedes, e togliti dalle valle, e Porsche. No, c'è anche la Volvo, una Volvo, quindi, e forse un'altra Giulia, credo. Di solito ce ne mette a più di una, attenzione. Qua occhio che c'è una serie di curve un po' pericolose, soprattutto lì sotto il tornantone. Scalata da panico. Che poi in realtà al momento sto utilizzando il cambio automatico, ma io di solito nei Forza Horizon vado ad utilizzare comunque il cambio manuale. Per il momento vediamo un pochino poi. Prende velocità, signore, stiamo a prendere velocità. Ma non esageriamo. Non esageriamo. Là. Attenzione al curvone, staccatona all'interno. Qua si soffre un po' di ripartenza. Però siamo anche al limite della classe A, nel senso, se andiamo a montare qualcosa poi passiamo nella classe S, quindi poi a quel punto per la classe S è troppo bassa e quindi bisogna mettere altre cose, quindi bisogna spendere i puntoni per farla diventare una bestia. Però siamo, manca il 20%, non possiamo arrivare secondi, non esiste. Vai di cattiveria. Siamo imbarcati. No, checkpoint mancato. Vaffanculo. No, vabbè, aspetta. Se no mi devo rifare tutta la gara da capo. E capite bene che a sto punto
pare una stronzata, perché riavviare la gara è la stessa cosa. Sto confuso. Che rewindone. Aspetta, non mi spinga però, eh. Occhio a ste Mercedes che ci hanno una ripartenza. Vabbè che adesso c'è la Volvo, la Mercedes un po' sportellata, ma ci sta, eh. Uno sport aggressivo, molto aggressivo. Dai, eh. Va bene. Ok. Mi sta garbando questo Forza Horizon, ragazzi. Sto già infognando male, quindi. Ok. Poi prossimamente, ma tipo promozione round gara su strada rara Lamborghini Huracan, ma sbloccata tipo me l'hai regalata o fammi sapere. Right, you're through to round 4. New road racing events have been added to your schedule. The competition's really heating up now. Good luck. Lezione in cui stavi tentando di unirti non esiste più. Ma non è vero, io non mi stavo tentando di unirmi a nessuna cosa. Quindi, a parte che... Ok, sì, ce l'hanno aggiunta al garage allora. Eh sì. Vabbè, ci sta, cioè è giusto anche così che ci regali queste auto aggressive. Mentre per la mappa globale qua vicino c'è qualcosa, ma assolutamente no, quindi tocca rispostarsi in zona. Ma a questo punto, visto che non vorrei fare comunque video troppo lunghi, perché c'è tanto da spippolare, questa è una serie che durerà parecchio, ce lo vogliamo spippolare per bene. Oggi abbiamo provato la Giulia. Nel prossimo episodio proveremo qualche altra auto. Magari ci andiamo a fare anche questo qui, si deve premiare per il trasferimento, Festival di Horizon. Poi ci facciamo anche questo qui. Nel prossimo appuntamento ci andiamo a cercare eventualmente il primo gioiello dimenticato. Vabbè, un sacco di cose da fare. Ragazzi, io spero che questi video vi stiano garbando. Mi raccomando, come sempre, lasciate like, condividete, seguitemi su tutti i social, Instagram in primis, poi Twitch per le live, Facebook, eccetera, anche il secondo canale. Dai ragazzi, ci vediamo con il prossimo appuntamento. Allora, come sempre, siate sportiveggianti e mi raccomando, aggressivi alla guida in game però, eh. Mi raccomando, fate i bravi. Dai, ci vediamo alla prossima, ragazzi. Saluto a tutti da quel tale Ale.